tutti, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriamo le 12 caselline del calendario dell'avvento. Aspettate che lo prendo. Della NYX Diamond Eyes, please. Qui all'interno troviamo 12 lipstick, 12 rossetti. Nel retro abbiamo tutti i rossetti, 12 rossetti che possiamo trovare nelle caselline. Questo l'abbiamo preso sul sito, l'abbiamo preso perché? Perché è di mia mamma. Abbiamo preso sul sito di Pink Panda e l'abbiamo preso nel periodo del Black Friday, che l'abbiamo pagato un pochino meno. Adesso lo andiamo ad aprire e ogni casellina proveremo anche il rossettino, così vi faccio vedere come sta indosso. Ok. Il packaging è bellissimo, la scatola è bellissima perché ha questi due brillanti e, come potete vedere, ha tutti questi effetti che sembra che brillano davvero. Allora, lo andiamo ad aprire e all'interno troviamo le 12 caselline, sempre con questo effetto, con tutti i brillantini. Sono anche appena appena un po' in rilievo e ha 12 caselline, appunto. Molto molto carino, e andiamo ad aprire subito la numero 1. Nella numero 1, non vorrei romperlo, troviamo questo Butter Gloss. È il numero, se trovo il numero, no, il numero non c'è, aspettate che guardo nel retro. No, non c'è, perché sono non sono proprio in fila come li troviamo. Questo qua è l'Angel Food Cake, sarebbe questo qua, Angel Food Cake. Sono davvero piccolini, adesso lo andremo a provare e vi faccio vedere com'è indosso. Ok, questo è il rossettino. È molto molto bello, si stende benissimo, l'applicatore è comodissimo, non è di quegli applicatori enormi, ma dalla telecamera non sembra mai, davvero molto piccolo e precisissimo. Molto molto bello, mi piace un sacco. Casellina numero 2, abbiamo trovato Soft Matte Lip Cream. Questo si chiama Sao Paolo. Molto molto carino. Adesso lo andiamo a mettere nelle labbra. Ok, questo qua è proprio sul quasi fucsia. Mi piace anche questo un sacco. Molto molto bello. Sì, mi piacciono un sacco. A parte che sono piccini piccini e li potete portare praticamente ovunque, dentro la giacca, dentro la borsetta di quelle piccoline, anche nel, cioè, se avete quei portafogli un po' grossi con la cerniera ci sta dentro benissimo per non portare proprio quello grosso. E questo mi piace anche questo molto, il Sao Paolo. Casellina numero 3. Wow, questo è molto 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 carino, anche il packaging. Allora, il packaging è tutto cromato, dalla telecamera non si vede, ma è tutto cromato, tipo quelli, i rossettini di, della Revolution di Friends. Questo è Sheer, un This Is Everything. Andiamo a provarlo. Questo è semplicemente trasparente, appena appena un po' rosato, molto molto bello, anche il packaging è bellissimo, queste labbra qua davanti molto carine, e questo mi piace. Io con i lucidalabbra per me sto meglio con i lucidalabbra così che con i rossetti, però alcuni rossetti tipo quello fucsia dell'altro giorno che abbiamo provato insieme, per me è bellissimo, ma i lucidalabbra così sono, per me, su di me, mi piacciono di più che i rossetti. Andiamo avanti con la casellina numero 4. Questo è diverso da tutti gli altri. Questo è Matte Lipstick e
il nome natural, quindi sicuramente sarà comunque color carne. Andiamo a provare. Ok, alla fine, come potete vedere, è più su un rosato. Questo qua è proprio fatto a rossetto e matte, ovviamente. E neanche questo mi dispiace. Mi piacciono sempre di più perché sono piccolissimi, sono troppa tenerezza. Rouge à lèvres, matte rouge à lèvres, matte lipstick. Molto molto bello. Apriamo la casellina numero 5. Wow, questo è rosso forte. Questo bellissimo rosso NYX, della NYX, ovviamente della NYX Liquid Sud. E si chiama Kittenels. Andiamo a provarlo. Ok, questo è proprio rosso rosso rosso. A me i rossetti rossi non mi piacciono. Allora, fatti a rossetti, sì, forse me lo do sinceramente anche male il rosso, ma fatto a rossetti riesco a darmelo meglio, e mi piacciono di più. Invece, fatti liquidi, rossetti rossi non mi piacciono per niente. Infatti vedete, non riesco neanche a darmelo. Sono proprio negata per mettermi i rossetti quelli liquidi rossi, perché gli altri, meno male, non so perché, forse il rosso liquido non riesco a mettermelo, e riesco a mettermelo meglio con il rossetto fatto normale. Però devo dire che è un bel rosso, molto morbido, quindi si dà, ovviamente a parte ma che non riesco a mettermelo, ma si dà molto bene. Però ho anche le labbra molto carnose, quindi non sto molto bene, però non è male, non è male. Casellina numero 6, siamo a metà del nostro percorso. Andiamo ad aprire e troviamo il Butter Gloss, sempre come quello che abbiamo trovato nella casellina numero 1. Questo qua è Praline e andiamo a metterlo. Ok, questo mi piace parecchio. È un marroncino, ovviamente è un gloss, quindi molto molto bello. È il mio genere di rossetto, mi piace un sacco. È sul marroncino, color carne, molto 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 bello. Praline. Se c'è, voglio vedere sul sito, perché so che in questo periodo c'è anche il 20% sul sito della NYX. Se lo trovo grande, perché mi piace davvero tantissimo. Casellina numero 7, un altro nude, questo è proprio nude perché l'ho letto, sempre liquid suit, tea e cookie, tè e biscotti. Andiamo a provarlo subito. Ok, anche questo mi piace un sacco. Dalla telecamera sembra molto rosa Barbie, ma in verità è molto sul nude più o meno, però nella telecamera sembra proprio rosa Barbie. Molto molto bello, mi piace un sacco. Anche di questo, se lo trovo lo prenderò grosso nel sito della NYX. Questo abbiamo detto che si chiama Tea e Cookie, tè e biscotti. Casellina 8. Oddio, questo mi fa paura, perché è sempre della serie NYX, questo. Ah no, questo è un lip olio Sheer Lavender. Sarà sicuramente alla lavanda e ha sempre quell'effetto olografico. Andiamo a provare. Ok, è semplicemente un lucida labbra. Profuma appena appena di lavanda. Questo è molto bello, mi piace. Molto molto bello. Casellina numero 9. È un butter gloss, un altro butter gloss. Questo si chiama Tiramisù. Saprà di tiramisù? Ma proviamo. Anche questo mi piace parecchio. Devo dire che mia madre con questo calendario dell'avvento è stata davvero molto fortunata, perché ce ne sono tantissimi, molto molto belli, che mi piacciono a me,
anche a lei, perché lei mi sta guardando, quindi piacciono anche a lei un sacco. E questo è su un rosa, molto molto bello, bellissimo. Casellina numero 10. Un altro lipstick matte, quello, oh, si è aperto, quello fatto proprio a rossetto, Rouge à Lèvres, matte Rouge à Lèvres, sempre lipstick. E questo si chiama Whipped Caviar, proviamolo. Ok, questo è il rossettino, anche questo mi piace un sacco, a parte che questi matte sono morbidissimi da dare, sembrano proprio burro, mi piace un sacco anche il colore. Questo rosa è molto delicato, chiaro, molto molto bello. Casellina numero 11. Andiamo a prendere il nostro rossetto. Soft Matte Lip Cream Roma. Questo è un marrone sicuramente scuro. Andiamo a provarlo. Ok, questo è un marroncino, non tanto scuro in verità. Molto bello anche questo, mi piace un sacco, cioè tutti quanti, cioè io lo devo ricomprare in formato grande tutti quanti alla fine. Molto molto bello, mi piace un sacco anche questo qua. Casellina 12, l'ultima di questo calendario della NYX. Andiamo ad aprire e abbiamo sempre un rossettino. Questo è Perfect Red, rosso perfetto. Andiamo a provarlo. Ok, questo è il rossetto matte rosso Perfect Red. Mi piace molto anche questo. Però io, come vi ho detto prima, insomma, di quelli molto scuri, rossi, marroni scuro, non è che piacciono tanto, però su di me ho già le labbra carnose. Con questi colori qua vado ancora di più, secondo me, a risaltarle che i luci da labbra, per me. Però molto molto bello. Ok, questi sono tutti i nostri rossettini luci da labbra, rossetti matte che abbiamo trovato. Questo, vi ricordo, è un olio per le labbra. Mi piacciono un sacco, a parte il rosso, questo rosso qua, e l'ultimo rosso della casellina 14 e il rosso della casellina numero 5. Non ne vado tanto, non ci vado tanto, insomma, matta. Comunque va bene, sono tutti gli altri, per il resto gli altri sono tutti molto belli. Questo calendario mi piace un sacco, peccato che ha solo 12 caselline e non di più come tutti gli altri calendari dell'avvento. Però il prossimo anno la NYX aveva fatto anche un altro calendario dell'avvento più grande, c'era proprio di tutto, make up, rossetti, insomma, ombretti e quant'altro, più grande, ma lo prenderò il prossimo anno. Scrivetemi nei commenti se anche voi avete preso il calendario dei rossetti della NYX oppure quell'altro, quello più grosso, e se state aprendo i vostri calendari dell'avvento e avete trovato un prodotto preferito. Vi mando un grosso bacio, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi neanche un mio video, make up, vlogmas, cucina e acquisti shopping, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!